finita la celebrazione, si esce e si fa lo stesso percorso. Ma questa volta, uscendo, abbiamo di fronte quello che Andrea ci diceva. Quella è la pagina evangelica di domani. La pagina evangelica. Sembra fatta apposta questo incontro tra la trasfigurazione di domenica scorsa e la pagina del Vangelo in cui Gesù caccia i debitori dal Tempio. Questa è la raffigurazione di quella affresco. Raffigura Gesù che caccia con la cordicella, con il flagello, quel flagello che poi se lo prenderà lui, caccia i debitori dal Tempio. E dice: non fate della casa del Padre mio un mercato. Dice: ma stai parlando del Tempio? Questo Tempio è stato costruito, ce n'è voluto. E annota l'Evangelista, perché i discorsi sono sempre quelli, annota l'Evangelista, mica parlava del Tempio di Pietro, parlava del suo corpo. E parlando Gesù del suo corpo, parla del nostro corpo. Noi, Tempio del Signore, il nostro corpo, Tempio del Signore. Corpo significa la nostra esistenza. Corpo significa il nostro modo di entrare in relazione con gli altri, perché tutti noi lo sappiamo, attraverso il corpo che noi entriamo in relazione con gli altri. Diamo la mano, abbracciamo, baciamo, diamo un calcio se le nostre relazioni sono conflittuali, diamo un pugno. Attraverso il corpo noi entriamo in relazione. Allora, uscendo dalla chiesa e andando nella città, guardiamo quella pagina lì raffigurata, guardiamo quell'affresco e ascoltiamo ciò che Gesù ha detto nell'Evangelo di domani, quando ha cacciato i venditori dal tempio. Non fate della casa del Padre mio un mercato. Questo sapete che significa? Che noi, andando in città, ritornando in mezzo alle case, nei nostri luoghi quotidiani, lì dove lavoriamo, lì dove intratteniamo relazioni, eccetera, non dobbiamo mercanteggiare la nostra dignità. Non dobbiamo svendere la nostra dignità a nessuno, ma proprio a nessuno. Quel tempio che siamo noi non deve diventare un mercato per avere qualche favore, per avere qualche privilegio. Non dobbiamo svendere la nostra dignità, ma stando nella città in mezzo agli uomini dobbiamo testimoniare quello che abbiamo sperimentato qui, l'umanità di Gesù quando incontra la cananea, l'adultera, la samaritana. L'umanità matura di Gesù, il suo modo di incontrare gli altri, il suo modo di entrare in relazione con gli altri, il suo modo di ascoltare gli altri. Vedete, in compagnia con gli uomini, ma nello stesso tempo senza svendere la nostra dignità, ma testimoniando uno stile di vita diverso, alternativo, più umano, per rendere più umana questa città. E questa è la profezia che viene chiesta a noi cristiani. Compagnia, sì, saper stare con gli altri, senza escludere nessuno, senza entrare in questa logica dominante di oggi dell'esclusione, della competizione, della marginalizzazione del diverso. Entrare in dialogo, entrare in ascolto di tutti, ma senza svendere la nostra dignità, ma cercando di costruire relazioni umane, di dare un volto più umano a questa città, perché se noi diamo un volto più umano a questa città, profeticamente un volto più umano a questa città, diamo anche il volto umano a questa città, il volto umano del Signore, di quel Signore che si è fatto uomo come noi attraverso Gesù
che si è manifestato a noi veramente come colui che si fa compagno di strada, compagno di viaggio della nostra vita. Per questo esiste una chiesa edificio, non per essere idolatrata, ma per essere accolta come luogo in cui noi veniamo educati alla fede e veniamo educati anche a maturare una relazione umana autentica con gli altri, con tutti. Perché il nostro Dio è un Dio umano, non è Zeus.